Amici di calciomercato.it, ben ritrovati Carlo Roscito, Maurizio Russo, ciao Mauri. Ciao Carlo, un saluto anche da parte mia. Come va? Come stai? Benone, benone. Benone. Intanto faccio una cosa in diretta proprio, volevo cambiare... No, il bello della diretta. Sì, no, volevo farlo in diretta perché poi mi piacciono queste cose. Volevo cambiare il colore e il formato della scritta. Eccoci qua, così mi piacciono di più. Allora, contenuto sul calciomercato delle tre big, Juventus, Milan e Inter. Partendo da una grafica, ci sono tanti nomi che poi interessano queste tre squadre per il mercato di gennaio, quindi facciamo anche un po' il punto della situazione su chi è in vantaggio. Partiamo da qua, Ekpol Derby, con quattro calciatori che sono Davide, Kivior, Ta e Maldini, però ti lascio la parola per spiegarci un po' di cosa stiamo parlando, di cosa sono quelle fettine di torta. Sì, abbiamo messo così una bella torta con le percentuali. Sono giocatori che interessano a Inter, Milan e Juventus, come dicevi bene tu, alcuni per gennaio, la maggior parte per la prossima estate. Facciamo un attimo un punto della situazione, cerchiamo di capire un po' chi delle tre magari in vantaggio sui singoli calciatori. Non so se vuoi partire da sinistra o da destra, da David, da... Partiamo dall'Italia, partiamo da Maldini, tutto a destra, vai. Daniel Maldini è un giocatore che il Monza vorrebbe tenere fino almeno al termine della stagione, e Gandiani ha già fatto sapere: se qualcuno lo vuole a gennaio deve pagare l'intera clausola di rescissione. Cosa succede però? Che il 50% del ricavato della cessione di Daniel Maldini va al Milan, quindi il Milan per me è in vantaggio proprio perché deve pagarlo la metà rispetto a Inter e Juventus. Attenzione però Carlo, perché non ci sono solo Inter, Milan e Juventus, ma c'è anche l'Atalanta che addirittura potremmo mettere in pole rispetto alle altre tre per gennaio, però dico l'Atalanta, soprattutto se insomma Zaniolo non sta convincendo tantissimo, quindi l'Atalanta si sta già muovendo per il sostituto. Piace appunto Daniel Maldini, ormai stabile nel giro della nazionale di Spalletti, piace anche alla Juventus, un po' più dietro l'Inter, e ripeto, il Milan avvantaggiato dal fatto che deve pagarlo soltanto la metà del prezzo. Poi andiamo verso sinistra, Ta. Jonathan Ta è un giocatore che piace a Inter e Juventus perché si libera a costo zero in estate, ha già fatto sapere al Bayer Leverkusen che non ha intenzione di rinnovare il contratto con le Aspirine, quindi fa gola a tanti club. In questo momento dire chi è in vantaggio tra Inter e Juventus è un po' difficile, forse leggermente, ma proprio leggermente la Juventus, però c'è un grande però: il Real Madrid deve fare a meno fino al termine stagione di Militao, che si è rotto il crociato, sta cercando già per gennaio un rinforzo importante, e tra i calciatori sul taccuino del presidente Florentino Perez c'è proprio Jonathan Tah. Quindi Inter e Juventus stanno un po' gufando, no? Sperano che Tah possa rimanere fino al termine stagione, o comunque fino al 1° febbraio, perché poi tu sai bene, no? Dal 1° febbraio si possono firmare i Certo. precontratti per la prossima stagione. Quindi se al 31 gennaio sarà ancora un giocatore del Bayer Leverkusen, Inter e Juventus poi andranno decise all'assalto di Jonathan Reale che con Ta farebbe Rudiger Ta praticamente la coppia Tah. Eh sì, della tedesca, eh sì. quindi secondo me questo può essere un aspetto pericoloso per le italiane. Kiwior, che l'Italia l'ha conosciuta. Sì, Kivior che sta giocando pochissimo all'Arsenal, nonostante gli infortuni di Calafiori e di Tomiyasu in difesa, mancano due pedine all'Arsenal, eppure Kivior non trova spazio, quindi è andato a bussare dalla porta di Arteta per dire: io a gennaio vorrei andare via. L'Arsenal inizialmente non aveva intenzione di cederlo in prestito, voleva una cessione a titolo definitivo.
da quanto abbiamo capito in Inghilterra, però si sta aprendo questa porta, questa possibilità di un prestito, magari con obbligo condizionato al numero di presenze, per farlo diventare appunto obbligo di riscatto. Qui mi sento di dire che un po' più avanti è la Juventus rispetto a Milan ed Inter. Attenzione, anche qui però c'è un'altra concorrente, parliamo del Napoli. Conte vorrebbe un altro rinforzo in difesa perché la coppia Buongiorno Rachmani sta facendo benissimo, però alle loro spalle non c'è un big pronto in caso a sostituirli. Quindi Conte chiede un rinforzo e potrebbe essere proprio il polacco Kibior. Ok, senti, invece l'uomo tutto a sinistra, che forse è quello che costa di più. Beh, Jonathan David, se qualcuno vuole prenderlo a gennaio costa tanto, il Lille non lo cede, ma il suo discorso è simile, diciamo, a quello di Jonathan Tah. Va in scadenza di contratto a giugno, anche lui ha fatto sapere al Lille che vuole fare il famoso salto di qualità in un top club, quindi ci aspettiamo che cambi la squadra in estate sicuramente. Per qua. Per Come? quanto? No, lui va in scadenza di contratto, Ah, scadenza, no, quindi. pensavo andasse in scadenza, che rimanesse un anno soltanto, che non ho No, scadenza no, no, 30. va in scadenza di contratto perché Inter e E a Juve gennaio, scusa, per quanto si muoverebbe, secondo te? Perché poi ci almeno sono 20-25 milioni di euro, ma può andare solo in Premier. Questo perché è extracomunitario. Inter e Juventus hanno già finito gli slot, quindi per entrambe non c'è la possibilità di prenderlo, di anticipare il suo arrivo a gennaio. L'Inter la prossima estate perderà, lascerà andare a costo zero Arnautovic e Correa, quindi avrà bisogno di un rinforzo, senza dimenticare che probabilmente in estate ci sarà l'assalto del Paris Saint-Germain per Marcus Thuram, quindi probabilmente dovrà rifare quasi tutto il reparto offensivo. Ad oggi mi sento di dire solo che resteranno Lautaro e Taremi, anche se non ha fatto benissimo, ma comunque come bomber di scorta può restare. Discorso simile per la Juventus. La Juventus vorrebbe cambiare i due centravanti. Spera di trovare un acquirente per Vlahovic e con i soldi provare ad andare a prendere Zirkzee. La vedo difficile a gennaio, anche se il Manchester United anche qui potrebbe aprire al prestito. E al posto di Milik, anche lui via a zero, prendere appunto Jonathan David e avere due attaccanti che possono sia giocare insieme, ma sia, diciamo, contendersi il posto. Poi, sai, con le tante partite da giocare, si gioca ogni 3 giorni, avere due titolari per ogni ruolo diventa importante se vuoi provare a vincere un po' tutto, no? Allora, tolgo la grafica perché poi, oltre a questi quattro nomi, ci sono anche altri calciatori che appunto sono l'oggetto del desiderio delle italiane. Alcuni giocano in Italia, anzi, tutti in questo caso giocano in Italia. Parliamo di Smaili, di Ricci, di Belaian e di Bertola. Parola a te per dirci rapidamente la situazione relativa a questi quattro calciatori, così poi tiriamo un po' le somme di tutti i nomi che abbiamo fatto fino a questo momento. Sì, per Bertola, under 21 dello Spezia è duello Inter-Juventus con l'Inter che ha fatto una sorta di patto con i Liguri. Bertola è in scadenza di contratto, ma l'Inter ha fatto sapere che non è intenzionata a sfruttare questa situazione per prenderlo a zero. Aspetterà quindi l'eventuale rinnovo del contratto per poi andare a trattare e inserire qualche giovane contropartita. Mi viene in mente, non so, Fontana Rosa che adesso è alla Reggiana, quindi l'Inter ha diversi giovani che possono interessare allo Spezia. Mi aspetto che ci possa essere qualche scambio. Belaiane invece, il derby è tra Inter e Milan, cercano entrambi un centrocampista. Guarda, unisco Belaiane e Ricci perché sono profili simili, due centrocampisti che sanno sia fare da interdittori che impostare. Il Milan ha bisogno di sostituire Bennacer, che ormai è fermo ai box da molto tempo e che stanno cercando di cedere in Arabia Saudita. L'Inter è alla ricerca di un giocatore che non so se dire vice Calhanoglu, perché poi
ci sono nuove voci di un interessamento del Bayern Monaco pronto a mettere 45 milioni di euro sul tavolo. Anche l'erede, non si sa mai, non solo il vice, ma sì. Diciamo che Ricci può essere più l'erede, Belaian è un po' più il vice. E l'ultimo nome invece è quello di Ismaili, dell'Empoli, ripeto. Il miglior difensore del campionato insieme a Buongiorno. È stato veramente fantastico fino a questo momento Ismaili dell'Empoli. E sai chi la pensa come te? La pensa come te Giuntoli, perché appunto il problema... Siamo uomini di calcio, io e Giuntoli, parliamo della stessa lingua, no? Beh, a parte le battute. Probabilmente gliel'hai suggerito tu, quindi, il nome di Ismaili. No, scherzi a parte, è un giocatore che conosce bene il campionato italiano, che ha il contratto in scadenza, quindi ha un... a gennaio può andare via per un costo molto basso, è proprio l'occasione per la Juventus. C'è anche l'Inter, ma un po' più defilata, è un po' più interessata eventualmente per la prossima stagione, diciamo. Bene, allora abbiamo fatto un po' la carrellata, ti leggo così al volo: Kiwior, Juventus, Maldini, Milan barra Atalanta, sì. La Juventus, David forse poco più Inter, Kiwior e Juventus, ma anche Napoli, ricordiamo, ma anche Napoli, Bertola Inter, Ismaili Juve, più Juve, sì, Ricci Inter, Ricci è molto, Ricci dipende molto da Çalhanoğlu, ma in quel caso sì, più Inter, Belaian e direi più Milan. Più Milan, ok, quindi praticamente un sostanziale equilibrio, poi non so quanti di questi affari andranno. Questo, ricordiamo che questo vale per il 15 novembre, perché poi il mercato cambia. Poi non fate che guardate questo video fra 4 anni e state lì e dite, ah, ma quante cavolate, no, è una previsione al 15 di novembre, tante cose possono cambiare, quindi qualcuna magari si concretizza di trattativa, altre non vengono neanche portate avanti, non solo si interrompono. Sì, perché poi hai ragione, hai detto bene tu, qualcuna è una trattativa appena iniziata, altri sono solo sondaggi, quindi... Gradimenti, pensieri che magari possono esserci all'interno di una società in vista del futuro, e il futuro poi cambia di giorno in giorno, quindi magari ti esplode un calciatore che fino a questo momento ha fatto male, quindi smetti anche di andare alla ricerca di un calciatore in quella posizione. Sono stato bravo a giustificare. Hai detto tutto tu, complimenti. Grazie a tutti, grazie a Maurizio Russo soprattutto. Salutiamo tutti voi che buona giornata a tutti. Se ancora non ci seguite, se ancora non siete nostri follower sui social, fatelo subito. Seguite il sito calciomercato.it, gli altri contenuti sul canale YouTube attivando anche le notifiche. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao Mauri. Ciao.